Allora ragazzi, benvenuti alla mia nuova serie. Quindi vi mostrerò come tutto ha avuto inizio. Come vedete, questa è la mia umile dimora e la casa dove sono cresciuto e dove viveva pure mio nonno. Quindi un giorno ho deciso di andare sopra in soffitta a fare un po' di pulizia. Come vedete, c'erano molte ragnatele e ho iniziato a pulire le ragnatele. Quindi veramente sporco, ma come vedete già è un pochino meglio. Quindi poi ho visto che c'erano tutti questi queste scatole in giro, quindi ho deciso di prendere le scatole e metterle tutte da una parte per avere più spazio. Guardate ragazzi, ho trovato una cesta. Potrei mettere queste scatole a posto e vediamo il contenuto. Wow, una mappa del tesoro. Deve essere interessante. Ci siamo messi in cammino verso l'isola del tesoro. Infatti, aprendo la mappa, ho trovato tutti gli indizi che mi servivano per trovare la localizzazione dell'isola. Quindi adesso è già il terzo giorno di viaggio. Quindi siamo in viaggio verso i Caraibi, dove andremo verso quest'isola. Speriamo che tutto vada bene. Abbiamo continuato un altro po' con la navigazione, sono altri giorni di viaggio e purtroppo qua si è avvicinata una tempesta e quindi è ancora giorno, però guardate come è nuvoloso, un tuono ci spaventa, quindi non sappiamo ragazzi come andrà a finire la nostra storia. Spero che tutto vada bene, riusciamo ad arrivare all'isola. Comunque non possiamo evitare questa tempesta, quindi speriamo che tutto si metta a posto. Quindi abbiamo continuato la navigazione, ci stiamo avvicinando all'isola. Il nostro capitano Spock, là dall'albero maestro, ha avvistato terra. Quindi stiamo viaggiando, ma purtroppo il tempo è molto incerto, quindi spero di arrivare senza danni alla nave. Quindi ci vedremo quando toccheremo terra e ci avvicineremo. Finalmente siamo riusciti a toccare terra, quindi la tempesta è passata. Purtroppo, come vedete, guardate, questa è l'isola dove siamo arrivati e quindi corrisponde con le coordinate della mappa. Come potete vedere qui dalla nostra strumentazione di bordo, quindi la ciurma adesso è più tranquilla. Quindi vorrei farvi fare un giretto della nave. Quindi questo è l'albero maestro. Per fortuna ha resistito con la tempesta. Ecco qua, guardate. Da qui vediamo tutta l'isola. Quindi questi sono i membri della mia ciurma che sono venuti con me in questa caccia al tesoro. Purtroppo non sono stati ancora pagati, quindi anche loro sperano di dividere il tesoro con me. Quindi scendiamo all'interno della nostra nave, quindi di qui abbiamo la mensa. Come vedete il viaggio è stato molto lungo, quindi ci sono rimasti solo 4 bistecche e 59 apple. Purtroppo dobbiamo lasciare queste per il nostro equipaggio, altrimenti moriranno di fame. Infatti, come vedete, la nostra hunger bar, l'area di quest'isola ci rende molto affamati. Quindi questi sono gli alloggi della ciurma, non entro per non dare troppo fastidio. Ecco qua. Quindi, di qua invece abbiamo il magazzino. Come vedete, con alcune attrezzature e alcuni membri del nostro staff che stiamo lavorando, e questa è la nostra stanza del capitano. Quindi vedete, abbiamo ancora dell'attrezzatura di bordo, abbiamo una mappa della nostra isola. Quindi questa è la nostra mappa del tesoro e questa è dell'attrezzatura che useremo più avanti. Quindi vorrei farvi solo vedere un'altra cosa. Quindi qua in magazzino abbiamo degli attrezzi e soprattutto un elmetto per respirare sott'acqua. Quindi vorrei farvi vedere che purtroppo abbiamo subito dei danni alla nave e si fatica a entrare, quindi è rimasta completamente allagata. Come vedete, si sono aperte delle brecce all'interno dello scafo. E quindi speriamo di poter riaggiustare questa nave per partire in seguito. Anzi, faccio vedere, guardate. Siamo rimasti proprio incagliati all'interno delle rocce, quindi è complicato. Quindi torniamo su prima che finisca l'ossigeno.
Quindi ragazzi, fatemi mettere a posto il mio elmetto subacqueo. Non vogliamo rovinarlo, non vogliamo finire tutto l'ossigeno. Quindi direi vi invito alla nostra mensa, ci mangiamo una bella bistecca e rimettiamo in ordine e andiamo nella nostra stanza. Quindi vorrei farvi vedere il diario di bordo, il nostro diario di bordo, quindi 28/1/2015. Oggi abbiamo salpato in direzione dei Caraibi, alla ricerca dell'isola. 27/2/2015, è passato già un mese dalla partenza, siamo quasi per arrivare. 29/3/2015, ho avvistato una tempesta all'orizzonte, si trova sulla nostra rotta, non possiamo evitarla. 33/2015, è stata una notte difficile, ma siamo riusciti ad attraversare la tempesta vivi. Purtroppo la nave è stata spinta sulla costa e si è arenata sul fondale. Quindi, più avanti aggiorneremo il nostro diario di bordo. E adesso voglio farvi dare un'occhiata alla mappa del tesoro che ho trovato. Quindi avrai mappa del tesoro, arriverai all'isola seguendo questa rotta. Quindi qua ci sono tutti gli indizi che mi hanno permesso di ritrovare la posizione dell'isola attraverso gli antichi dati di navigazione che si usavano al tempo dei pirati. Nella costa della tartaruga seguirai le orme da lei lasciate, troverai un indizio sotto le lacrime del gigante, segui la tua strada fino alla grande mano, là troverai un indizio che ti porterà dietro al fiume di luce, da qui la direzione è indicata verso il rifugio delle rocce. Dentro la grotta troverai un indizio che ti porta dove tutto si vede, da là si vede il fondo nel quale troverai un altro indizio. Entra col vento nelle rocce fino all'antico villaggio. L'indizio è sepolto nella loro memoria. Segui il fiume fino in fondo dove l'acqua sgorga dalla roccia. Dove dorme il gufo troverai un indizio che ti porta alle antiche rovine seguendo la strada che lascia a destra l'alba. Sotto la colonna trovi un indizio che ti porta all'antico trabocco. Segui la direzione indicata dal faro, troverai delle scale che ti portano al fuoco sotto il quale troverai un indizio. Segui la stella e arriverai al rifugio. L'ultimo indizio ti porta dove tutto inizia. Quindi, come vedete, è molto emblematica e fatta di enigmi questa mappa del tesoro, quindi speriamo di trovare gli indizi un po' per volta. Quindi io mi congedo, caro Spock, e quindi per questa sera me ne andrò a dormire presto, quindi per favore ti prego di lasciarmi nella mia privacy. Ok. Se non te ne vai ti uccido. Vuoi morire? Ok, questo è quello che succede a chi disobbedisce il capitano. Quindi, buonanotte ragazzi. Benvenuti di nuovo, quindi è un nuovo giorno, ci prepariamo per la spedizione. Quindi, che vogliamo fare? Prendiamo tutte le cose che ci sono qua nella nostra chest, indossiamo la nostra divisa, la nostra armatura e mettiamo un pochino in ordine queste cosine. Quindi avremo bisogno di un orologio, del compass per muoverci. Questo è un libro per prendere appunti sui nostri spostamenti. Che altro? Quindi mi serve la mappa del tesoro con tutti gli indizi. Voglio prendermi una spada perché ho saputo che sull'isola c'è un pericolo. E andiamo nel magazzino dove prendiamo tutti gli attrezzi che abbiamo. Questo no, questo lo lasciamo di qua perché torneremo casomai avessimo bisogno di immergerci sott'acqua. Quindi vedremo poi, penso che questa zappa non mi serva, né questo flint and steel. La canna da pesca mi potrebbe servire, visto che qua dobbiamo trovare delle risorse. E cos'altro ragazzi? Quindi questa è shears, no, penso che ok, a posto. Quindi ragazzi, non so se voglio portarmi dietro un letto qua per se avessi bisogno di dormire. E direi che abbiamo tutto, quindi possiamo salire sopra e iniziare la nostra avventura.
Ragazzi, quindi prendiamoci una scialuppa e buttiamoci nell'acqua. Stiamo andando a cercare il nostro tesoro e quindi per prima cosa dobbiamo addentrarci nell'isola. Quindi vorrei farvi vedere una cosa. Quindi mi dice, oltre le coordinate dell'isola, mi dice nella costa della Tartaruga seguirai le orme da lei lasciate. Quindi io ho notato che questa pietra ha una forma di tartaruga. Quindi direi di avvicinarci a questo monumento, questo scoglio a forma di tartaruga e vedere cosa succede. Ok. Quindi questa è la mia tartaruga e di qua mi dice seguirai le orme da lei lasciate. Quindi vedete, io vedo questa pietra un po' ammuffita che mi sembra simile alla pietra della quale è fatta la tartaruga, quindi direi che questo è il nostro indizio che dobbiamo seguire. Quindi seguiamo queste orme. Allora, mi spiace pecorella, ma penso che ti ucciderò. No, ah, è vero. È la versione 1.7 del nostro Minecraft, quindi le pecore non ci danno cibo, purtroppo. Allora, quindi continuiamo a seguire le orme, che sono queste pietre. E vediamo cosa succede. Allora, guardate quella cascata, ragazzi, mi sembra molto particolare. Vediamo cosa dice qua. Troverai un indizio sotto le lacrime del gigante. Quindi, ragazzi, direi che più o meno ci siamo come gigante. Ops, sono caduti in acqua. Quindi, continuiamo a avvicinarci, vediamo più da vicino. Ok, direi che è proprio un gigante, ragazzi. Entriamo qua e avviciniamoci con la nostra barca. Allora, quindi prepariamo la nostra pala. Guardate, ragazzi, una chest sott'acqua. E abbiamo un libro con scritto indizio. Allora, ragazzi, infatti qua lacrime del gigante può essere soltanto, può parlare soltanto dell'acqua che scorre qua sotto. Quindi vediamo questo indizio 376790. Oh, cos'è successo? Ah, guardate, ragazzi, cos'è questo mostro? Mi sembrerebbe. Scusi, lei che cos'è? Non riesco a capire, ragazzi. Comunque, mi ha fatto venire fame, signore, il suo aspetto maleodorante. Quindi, scusate un attimo. Sì, ok. Ho verificato i miei archivi e trattasi di uno zombie. Quindi dobbiamo ucciderlo. Perfetto. Quindi ragazzi, fatto fuori lo zombie, ritorniamo al nostro indizio. Quindi meno 376790. Io che sono un esperto marinaio, quindi direi che queste sono coordinate. Quindi dobbiamo prendere il nostro navigatore. Ecco qua, 339625, quindi siamo abbastanza vicini. Allora, ragazzi, ho capito qual è il pericolo di quest'isola, il fatto che è infestata da zombie. Quindi dobbiamo stare molto attenti perché penso che la lotta si farà dura qua. Allora, ragazzi, penso che è buono raccogliere questa carne marcia per
Purtroppo sta allontanando la mia barca. Quindi dobbiamo raccogliere questa carne marcia per nutrirci in quanto non troviamo qualcosa di meglio. Ok, adesso visto che abbiamo un attimino di tempo, diamo un'occhiata qua. Quindi trovare l'indizio della grande gigante. Segui la tua strada fino alla grande mano. Quindi segui la tua strada fino alla grande mano. Quindi io vengo da là, la mia strada è di qua. E là vedo altre tracce. Quindi direi che è il caso di andare in quella direzione. Allora, ragazzi, sta facendo notte qua ed è bene trovarci un rifugio prima che questi zombie ed altri mostri che ben conosciamo di Minecraft ci vengano addosso. Quindi, se riuscissimo a trovare un rifugio, staremo a posto. Dove dormire, mettere il nostro letto. Ok ragazzi, seguiamo le orme. Quindi un'occhiata solo all'indizio. 376-790. Quindi stiamo andando 790, ci stiamo avvicinando a questa direzione. E 376, quindi dovremmo andare in questa direzione. Perfetto, infatti guardate, abbiamo altre orme. Seguiamo queste orme. Allora, ragazzi, la mia fame sta aumentando. Inoltre sono pure un pochino malato. Quindi suggerirei di nasconderci qui per la serata, sperando di avere l'opportunità di dormire. Vogliamo muoversi, ragazzi, prima che appaiano zombie. Ok, vediamo se riusciamo a dormire qui al sicuro. Ok, quindi buonanotte, ragazzi. Ci vediamo domani mattina. Allora, quindi la nostra prima nottata alla ricerca del tesoro è trascorsa. Quindi fatemi dare un'occhiatina qua. Quindi purtroppo la nostra fame sta aumentando e per avere la nostra rigenerazione siamo costretti a mangiare carne di zombie e disgustoso. Ah. Che schifo, ragazzi. Bisogna fare questo per sopravvivere, purtroppo. Ecco qua, infatti mi ha dato questo incantesimo di Hunger. Togliamo questa terra che avevamo messo per ripararci dagli zombie e continuiamo nella nostra ricerca. Allora, sento qua un maialino, quindi dobbiamo cacciarlo per avere delle risorse. Purtroppo siamo sempre inseguiti da zombie, quindi non possiamo mai fermarci in un posto solo, dobbiamo sempre continuare. Ok. Guardate quell'albero, ragazzi. Quindi nella mappa parlava di una grande mano. A me sembra proprio a forma di mano quello. Direi che siamo vicini. Rivediamo un attimino l'indizio. 376-790. Quindi il nostro navigatore ci dice 376-790. È proprio qua, ragazzi. Ecco qua, ragazzi. Un altro indizio. Prendiamolo. E prepariamoci ad affrontare questi zombie. Abbiamo anche un boss. Ok. Quindi ragazzi, approfitto per fare fuori questa mucca. E mi serve anche un pochino di legna da quest'albero. Allora, quindi abbiamo in quest'isola delle diverse leggi fisiche rispetto al normale Minecraft. Infatti siamo in grado di abbattere completamente un albero. Dobbiamo abbattere anche questi zombie.
Possiamo abbatterlo con una sola accettata, ragazzi, guardate. Wow, guardate quanta legna. Ok, questa mi servirà durante il cammino. Voglio solo lasciarne un pochino di qua perché per ricordarci che qua giaceva il nostro albero. Ok ragazzi, quindi direi che un attimino di alzarmi sul livello perché ho bisogno di riflettere un attimo. Quindi, mappa del tesoro. Per prima cosa guardiamo l'indizio. Indizio 401-910, quindi sempre coordinate. Stessa direzione. E mappa del tesoro, quindi lacrime del gigante, la grande mano, la troverai un indizio che ti porta dietro al fiume di luce. Quindi dobbiamo trovare qualcosa che assomigli a un fiume di luce. Quindi fiume di luce, fiume di luce, fiume di luce. Fatemi dare un'occhiata per qua. Fatemi dare un'occhiata anche qua. Ah, quindi guardate ragazzi, altre orme che portano di qua. Una mucca, prendiamoci la mucca. Quindi guardate là, c'è della lava e questa lava mi sembra proprio un fiume di luce. Quindi la mappa parla di andare dietro al fiume di luce. Quindi ragazzi, di là mi sembra di vedere una cosa simile a un'entrata. Direi che possiamo farci anche una nuotata. Guardate, sembra proprio un'entrata. Dobbiamo stare solo attenti a non essere presi da là. Lava. Ok, tentiamo di salire. Sembra difficile, ragazzi. Ci vorrà di esperienza. Quindi direi di bloccare il cammino qua per evitare agli zombie di entrare. Quindi guardate, vediamo. Wow, altro indizio. Guardate. Quindi un nuovo indizio. Quindi questa è la posizione del prossimo indizio, 483 935. Quindi vorrei fare anche un'altra cosa, visto che la mia fame sta aumentando. Vedere, ho 11 elementi di cobblestone, quindi voglio crearmi un workbench. Ok, voglio crearmi una fornace. Benissimo. In questa fornace metterò un pochino di legna, precisamente 8 elementi, e quindi aspetteremo un attimino che questi elementi cuociono. Intanto questa carne marcia non la vogliamo più mangiare, ma vogliamo mangiare una bistecca di qualità, ragazzi, fresca, di una mucca che pascolava in quest'isola selvaggia. Quindi ragazzi, io direi che per adesso ci possiamo accampare qua. Quindi, per questa puntata è tutto. Quindi ci troveremo nella prossima puntata e continueremo il nostro viaggio alla ricerca del tesoro. Arrivederci. Allora ragazzi, benvenuti di nuovo. Quindi continuiamo la nostra caccia al tesoro. Diamo un'occhiatina, quindi riaccendiamo il nostro GPS e vediamo l'indizio cosa ci dice. 483 935, quindi siamo vicini al prossimo indizio. Vediamo cosa dice la mappa del tesoro. Quindi segui la strada fino alla grande mano, eccetera eccetera, il fiume di luce. Quindi da qui la direzione è indicata verso il rifugio nelle rocce. Dentro la grotta troverai un indizio che ti porta dove tutto si vede. Quindi stiamo parlando di arrivare in una grotta e la cui direzione è indicata
verso il rifugio delle rocce, che è un po' strano, però più o meno ci siamo. Quindi la nostra carne si è cotta, ce la possiamo prendere e dobbiamo cuocere anche queste tre cose di patata. Quindi aspetterò che cuoce e ci vediamo fra un po'. Quindi ok, a posto, prendiamo il nostro cibo, prendiamo la nostra legna, prendiamo la nostra fornace. Mettiamocela in ordine, prendiamo il nostro workbench. Questi semini non ci servono, anzi, guardate, buttiamo nella lava. Questa fa parte della nostra attrezzatura. Quindi l'orologio ci dice che si sta avvicinando la notte. Il mio libro non mi serve ancora, quindi lo userò più avanti. Questa cosa di terra non mi serve e il resto lo teniamo a portata di mano, quindi la barchetta sicuramente mi servirà. Sento numerosi zombie qua nei paraggi, quindi dovremo sicuramente lottare. Quindi ok, qua tutto a posto. Quindi guardate quello scoglio, sembra proprio indicare una direzione che è alla nostra sinistra. Ops, zombettino in arrivo. Quindi direi che è ora di buttarci a capofitto nell'avventura. Ok, quindi la direzione indica di qua e di là mi sembra di vedere proprio una grotta, quindi dovremmo essere là. Avviciniamoci piano piano. Evitiamo di essere presi alla sprovvista dagli zombie. Io direi che possiamo fermarci qua per non rischiare di perdere la barca e arrivare al nuoto. Quindi guardate una scaletta. Siamo arrivati nel posto giusto, ragazzi. Direi mangiare anche la mia bistecca perché ho un po' di energia persa, quindi ci cureremo. Saliamo la nostra scaletta. Ed eccoci qua, ragazzi, una torcia, una pietra e guarda dietro una chest, un nuovo indizio, perfetto. Ok, il mio indizio mi dice 490 988, quindi 490 di qua, 988 di qua. Quindi vediamo cos'altro dice la mia mappa. Quindi, dentro la grotta troverai un indizio che ti porta dove tutto si vede. Ok. Vediamo dove ci porta questo indizio. Quindi andiamo di qua, saliamo. Vedo che c'è un'arrampicata. Serve la nostra pala per arrampicarci. Usiamo la nostra terra per creare un ascensore. È molto ripido qua. Quindi scalette. Sento rumori. Guardate, ragazzi, quindi una torre. Una torre. Il mio indizio mi dice che da dove tutto si vede vedrò qualcosa, quindi direi che è proprio qua nella mia torre che voglio salire, quindi si sta avvicinando la notte. Devo fare attenzione a non cadere. La torre è molto vecchia, quindi è anche mal progettata, direi, perché ok, eccoci qua, ecco il nostro indizio nuovo che mi dà le coordinate 478.042. Quindi 1042 è di qua, 478 è di qua. No, scusate, allora 1000 verso di qua, 478 è verso di qua, quindi parliamo di questa direzione, quindi potrebbe essere o là o qua, perché se andiamo a leggere la mappa mi dice che da lì si vede, no, un indizio che ti porta dove tutto si vede, da lì si vede il fondo
nel quale troverai un altro indizio. Quindi parliamo di fondo, quindi deve essere una di quelle pozze, non può essere il mare perché sta alla nostra destra. Quindi io direi che il candidato più probabile è quello, dato le direzioni. Quindi direi, ragazzi, visto che è notte, possiamo accamparci di qua per la notte e aspettare che faccia giorno, perché come vedete di notte compaiono i mob e non vogliamo morire, se non per mano di zombie. Allora, la nostra cena e a nanna. Quindi ragazzi, buongiorno a tutti. Mi sono riposato durante la notte e adesso sono pronto per l'avventura. Ragazzi, direi che, scusate, non è mai poco il legno. L'importante non è che l'indizio. Ricordiamoci l'indizio giusto e prendiamoci pure questo legno perché può essere sempre utile. Possiamo scendere in sicurezza. Attenzione agli zombie. Ok, tutto bene. Quindi fatemi dare un'occhiata, la direzione era di là, quindi dobbiamo prendere quel pozzo là, che in realtà è un pozzo naturale. Vediamo un creeper là nei paraggi. Altri zombie avvicinandosi. Fortunatamente ho portato le mie frecce e posso combattere il creeper senza avere nessun problema. Ok, ragazzi. Il mio pozzo, quindi ridiamo un'occhiata all'indizio. 478 1042, siamo di qua. 1042, siamo qua. Quindi parla di un fondo del pozzo e quindi dopo aver ucciso questo pollo ci immergeremo sott'acqua. Eccolo qua, ragazzi. Nuovo indizio. Mettiamo i vecchi indizi di qua e risaliamo prima di morire annegati. Penso che risentirò di questo. Ok, per fortuna non ho avuti troppi danni. Ok, vedo che gli zombie ci stanno alle calcagna. Quindi abbiamo bisogno di un posto dove riflettere sul prossimo indizio. Direi. Ok, qua non ci dà fastidio nessuno zombie. Quindi, vediamo cosa dice la nostra mappa. Il fondo dal quale troverai un altro indizio. Entra col vento nelle rocce fino all'antico villaggio. Allora, entra col vento nelle rocce. Il nostro indizio dice 423-1055, quindi parliamo di questa direzione. Quindi in quelle rocce ci dovrebbe essere una fessura o qualcosa simile al vento. Ok, non ho voglia di affrontare tutti questi zombie e quindi direi di darci alla fuga e andare verso quella roccia e vedere se esiste un'apertura qualcosa di simile. Infatti, guardate ragazzi, apertura. Io direi di chiudere il cammino ai nostri amici zombie e voilà, nuovo indizio. Allora, 368-1171, quindi parliamo ancora di qua. 368, parliamo di qua, insomma, è di là. Quindi fatemi dare un'occhiata qua.
Ok. Di nuovo mappa del tesoro. Entra col vento nelle rocce fino all'antico villaggio. L'indizio è sepolto nella loro memoria. Allora, ragazzi, c'è un villaggio da queste parti. La direzione è quella. Guardatelo, eccolo là, l'antico villaggio. Penso che con tutti questi zombie non ci saranno molti sopravvissuti. Ma vediamo, può essere che abbiano trovato un metodo di sopravvivere durante tutti questi anni all'infestazione di quest'isola. O può essere che gli zombie vengano dietro a noi perché noi facciamo parte di quest'isola. Ok, direi di uccidere questa vacchina qua per darci un altro po' di carne. Ok, quella le lasciamo in pace. È ora di mangiare di nuovo e di andare nel villaggio. Quindi là vedo dei villager, vedo che sono sopravvissuti durante tutti questi anni. Spero di non essere io quello che gli porterà delle cattive notizie. Entriamo nella casa del fabbro e rubiamo subito tutto quello che troviamo. Stivali rinforzati, perfetto. Ok, ragazzi. Ai ai ai. È stato preso, ragazzi. Un villager è caduto nell'attacco di uno zombie. Vedo che sono abbastanza impegnati. Quindi fatemi dare un'occhiata a questo villaggio. Quindi parliamo di una memoria, quindi cerchiamo un edificio abbastanza antico. Un edificio abbastanza antico. Quindi questi edifici mi sembrano tutti nuovi. L'unico edificio un po' antico mi sembra la vecchia chiesa di qua. Diamo un'occhiata qua nella locanda. Ok, direi di rifugiarci un attimino qua e di fare un po' i nostri affari, quindi voglio mettere un po' di carne sul fuoco e voglio mettere giù questa chest. Ok, mangiarmi una bella mela rubata al fabbro e rompere un uovo. Mi serve, quindi voglio cuocere anche quel pollo che ho trovato. Quindi il prossimo indizio dovrebbe essere qua dentro la chiesa. I zombie per fortuna sono distratti dai villager, quindi abbiamo tutta la strada libera. Ok, infine cuociamoci il pollo. E queste scarpe ce le teniamo di scorta, che possono sempre servire. I nostri blocchi ce li ordiniamo. Queste quattro potranno essere utili più avanti e direi, ragazzi, che siamo pronti per andare avanti. Ok, quindi prepariamoci per barricarci dentro la chiesa. Qua siamo di nuovo al sicuro. Quindi indizio, indizio, indizio 368 1171 1171 siamo qua. Meno 368 qua, possibile. Fatemi controllare. Meno 368 1171. Deve essere qua sotto, ragazzi. Ok, quindi tutto ci dice che dobbiamo buttarci qua sotto. Vedo dell'acqua. Quindi andiamo. Ok, perfetto. Quindi c'è un'apertura di qua. Ed ecco il nostro nuovo indizio. Quindi
prossimo indizio, meno 187-1185. Quindi 187 questa direzione. 185 io penso che sia questa direzione. Ok, perfetto, quindi fatemi dare un'occhiata. Mi manca... Voglio dare un'occhiata anche alla mappa del tesoro prima di continuare. Voglio anche farmi delle torce. Per stare un attimino qua e poter leggere quello che c'è scritto nella mappa. Quindi... Scusate, fatemi verificare la direzione. Ok. Quindi la direzione è questa, è sud-est, e la mappa dice: segui il fiume fino in fondo dove l'acqua sgorga dalla roccia. Ok, quindi devo seguire il fiume. Penso che avrò bisogno di una barca. Creiamo una barca. Ok, io direi di crearne un paio perché crashano facilmente. Perfetto. Quindi fatemi dare un'occhiatina qua. Ok, ragazzi, quindi per questa puntata è tutto. E nella prossima puntata continueremo seguendo il fiume e vedremo cosa succede. Arrivederci. Allora, ragazzi, quindi benvenuti di nuovo alla nostra puntata. E dobbiamo affrettarci a completare la nostra missione e andare avanti per questi bui corridoi alla ricerca del tesoro. Quindi saliamo qua dove vedo una scaletta e stiamo attenti agli zombie perché sicuramente sarà pieno. Eccoci qua, no? Ok, perfetto. Quindi ragazzi, abbiamo detto che la direzione è di qua, dobbiamo scorrere il fiume fino in fondo, fino alla roccia da dove sgorga l'acqua. Quindi dobbiamo stare attenti anche a questo polpo che può ucciderci. Ok, qua ce n'è un altro. Perfetto, ragazzi, quindi roccia dove sgorga l'acqua. Quindi sto seguendo il fiume fino in fondo e ho già visto da dove sgorga l'acqua. Perfetto, ragazzi. Quindi, ops, siamo rimasti a piedi. Ok, quindi diamo un'occhiata qua all'indizio 187 1185. Accendiamo il nostro GPS 187 1185, avevamo una barca di scorta, ebbene usarla. 187 1185, meno naturalmente. Ok, arriviamo con delicatezza, senza crashare la barca. Ci mangiamo una bella mela. Prepariamo il prossimo cibo. Adesso quindi là vedo una scaletta, quindi sicuramente dovremo salire di qua. Comunque riprendiamo 187-1185. 187-1185, perfettamente di qua. E qua che scaviamo. Ed ecco il nostro indizio. Quindi molto vicino. Leggiamo la mappa cosa dice. Indizio se potete... Quindi da dove sgorga l'acqua dalla roccia? Dove dorme il gufo? Troverai un indizio che ti porta alle antiche rovine seguendo la strada che lascia a destra la app. Quindi dove dorme il gufo? Ok, vediamo dove ci porta questa scaletta. Questa altezza dà le vertigini. E un pollo ci saluta durante la nostra salita. Quindi
Quindi ragazzi, una casa sull'albero, perfetto, dove dorme il gufo. Sembra più un nido, infatti, che una casa. Ok, solo che qua non vedo niente, ragazzi. Sarò qua dietro, forse? No. Non riesco a trovare niente. Ci serve il nostro indizio. Quindi 174-1182. 174-1182. Eccolo qua ragazzi, nuovo indizio, nuove coordinate. Ok, questo è un pochino più lontano. Quindi se analizziamo qua troverai un altro indizio. Dove si vede? Ok, dove dorme il gufo? Troverai un indizio, e l'abbiamo trovato, che ti porta alle antiche rovine. C'è quello che dobbiamo trovare, seguendo la strada che lascia a destra l'alba. Quindi la strada che lascia a destra l'alba è il nord. Ok, quindi seguiamo il nord. Perfetto ragazzi, e dare un'occhiatina di qua. Ok, vedo che si sta facendo notte ragazzi, quindi direi che possiamo scapparcene qua sopra e per la notte ci accamperemo qua per dormire. Ah ragazzi, ho lasciato il letto di là, perfetto. Ok, quindi dovremmo restare qua e aspettare. Dormiremo senza letto, quindi dormiremo qua sdraiati di qua. Tanto che sicuramente con questi zombie non avremmo potuto dormire nella maniera classica di Minecraft. E quindi aspetteremo che passi la notte e continueremo all'alba il nostro percorso. Allora ragazzi, quindi si è fatto giorno, è stata una notte difficile, anche perché abbiamo dormito poco per causa di questi zombie qua nei paraggi. Io direi di scendere in una maniera alternativa perché siamo assediati da un numero incredibile di zombie. Quindi continuiamo verso nord la nostra strada, sperando di non essere presi alla sprovvista. Aia, ok, tutto bene. Quindi procediamo verso nord, visto le coordinate erano più o meno 900. Un po' di dolore riusciamo a procedere. Approfittiamo del pollo. Ma puoi scampare, pollo. Va bene, si è scampato su. Scusate, ci sono dei problemi di refresh. Mi volto per non vedere le nudità di Minecraft, ma purtroppo possiamo fare a meno di. Ecco qua. Nord, perfetto. Quindi 900 ragazzi, 900, dobbiamo arrivare. Uccidiamo tutto quello che sta sul nostro cammino, per garantire la nostra sopravvivenza e il fatto di non dover mangiare carne di zombie. Quindi questo bosco è molto simpatico, molto bello per una passeggiata. Lo zombie è stato appena generato e soffocato dai blocchi. Quindi 950. Ok, direi che siamo molto vicini. Diamo un'occhiata. 913, 176. 913. 2, ecco di qua. Ah, guardate, perfetto ragazzi. Ok, mettiamoci qui al sicuro perché i zombie sono le nostre calcagna. Quindi leggiamo di nuovo la mappa.
Quindi sotto la colonna trovi un indizio che ti porta all'antico trabocco. Perfetto, un indizio che mi porta all'antico trabocco. Sotto la colonna. 176 913, esattamente qui. Indizio vecchio, indizio nuovo. Posizione 808, perfetto, siamo vicini. Ed è di nuovo nord. Continuiamo di nuovo verso nord. 308, quindi un'ottantina di blocchi da qua. Tentiamo di tenere. Quindi abbiamo detto, scusate, meno 90. Salve, di direzione di qua, meno 90. Ah, scusate, fatemi approfittare un attimino di questa cave per cuocermi un po' di carne. Zombie sono sopra alla mia testa. Ok, voglio anche approfittare perché abbiamo 5 d'ether, quindi possiamo crearci un copricapo. Vediamo se questi zombie ci lasciano in pace. Migliorata molto. Ok, abbiamo un po' di zombie da uccidere. Niente di cui preoccuparsi. Ok, quindi abbiamo cotto tutto. Allora, quando voi vedete queste cose, sono problemi del server. Non lasciatevi ingannare, lo zombie farà uno scatto finale, quindi. Ok, non vorrei morire qua dentro, quindi direi che dobbiamo trovare un modo di bloccare l'entrata di questi zombie. Giornata già passata qua in Minecraft. Siamo accerchiati dagli zombie, ragazzi. Non avrei dovuto fare questa mossa. Ok, perfetto. Li abbiamo raggirati. Allora, ok, non era notte, era semplicemente mezzogiorno, quindi infatti. Sembra che diventi notte, ma è un bug di Minecraft. Meglio così. Allora, 800 meno 80, più o meno. Sì. Ok, ce l'hai fatta. Hai vinto. 33, 52. Quindi una spiaggia. Siamo vicini al trabocco. Eccolo qua, ragazzi. Trabocco. Antico trabocco. Un buon posto per rifugiarci dagli zombie. Ora stiamo consumando anche la nostra spada. Ok, qua dentro non riescono a trovarci. Allora, quindi, prima cosa, indizio. No, meno 90, 808. Meno 90, 808. Siamo qua. Prendiamo questo sedile e troviamo il nuovo indizio. Quindi parliamo sempre di andare a nord. Mappa del tesoro.
Quindi segui la direzione indicata dal faro, troverai delle scale che ti portano al fuoco, sotto il quale troverai un indizio. Quindi quello mi sembra il faro. Vedremo stanotte se è veramente un faro. E questa è la direzione che devo percorrere. Direi che è ora di mangiare uno spuntino. Dare un'occhiata qua. Ok ragazzi, quindi mi appostero un attimino di qua e voglio fare alcune cose. La prima cosa è costruirmi una spada, perché ben presto questa spada si romperà e quindi avrò bisogno di una spada di scorta. La seconda cosa, creare dei bastoncini con questo legno che avanza. Barca cresciata, perché non voglio avere molte cose dietro, quindi mi sbarazzo di un po' di cose che non mi servono, questo lo rimetto al suo posto e direi che, ah, ecco, questo è il mio cibo e siamo a posto, quindi siamo a posto con tutto. Ci riprendiamo il nostro. Quindi sembra di aver ucciso delle mucche, ma non mi hanno dato carne. Ok, niente di male. La cosa che vorrei fare è, aspettando la sera, è fare una pescata. Ci siamo portati la canna da pesca, questo è un altro mezzo di sopravvivenza quale possiamo passare un po' di tempo e con molta pazienza riusciamo anche a pescare un pesce, se non peschiamo uno zombie prima. Dico, vedete, quest'isola è molto problematica, l'infestazione degli zombie è molto grande. Facile sopravvivere qua, non possiamo mai fermarci in un posto, altrimenti veniamo accerchiati letteralmente da una quantità enorme di zombie. Sembrerebbe che non vuole abboccare nessun pesce, dobbiamo attendere pazientemente. Eccolo qua ragazzi, un bel pesce. Direi che ci meritiamo di cuocerlo. Direi anche una cosa, ragazzi, abbiamo bisogno di crearci qualche barca perché mi sembra una navigata abbastanza lunga, quindi potremmo crashare e non vogliamo farcela a nuoto. Visto che ormai si fa sera, io direi che aspetteremo che faccia giorno per non incontrare altri tipi di mob aggiunti a questo numero così grande di zombie, e dopo dovremmo tentare un modo per scappare da questo accerchiamento e raggiungere quel faro che, come vedete, sta illuminando la spiaggia. Scusate, e quindi raggiungeremo la scaletta, così come citato nella mappa. Arrivederci. Allora ragazzi, benvenuti di nuovo. Quindi il nostro obiettivo di oggi è scendere nell'acqua e evitare tutti questi zombie, possibilmente sopravvivere a quest'orda. Non so come faremo ragazzi, penso che scapperemo di qua e mettere la nostra barca in mare, quindi procediamo, vai. Ok, mi hanno beccato. Perfetto ragazzi, una fuga rocambolesca. Si dice così, vero? Non so, sono un po' arrugginito col vocabolario, comunque.
Andiamo e scusate un attimo. Ok, ragazzi, quindi stiamo dicendo navighiamo verso il faro e dobbiamo arrivare alla coordinata 340, quindi riaccendiamo il nostro GPS. Siamo a 705, quindi 340. Abbiamo un pochino di strada da fare. 55, quindi questa è la nostra coordinata giusta. Ok. Quindi dobbiamo andare verso nord di qua fino a quando troveremo la coordinata 340. È una bella camminata per la giornata di oggi. Ci conviene mangiarci una bella carota. Questa è l'ultima carne commestibile che abbiamo a disposizione. Dopodiché dovremo. Ah no, scusate, ho 9 stick ancora, per fortuna, perché questa carne di zombie è proprio immangiabile. Trovo anche una mela, perfetto. Quindi guardate qua, ragazzi, non vorrei cadere qua dentro perché sarebbe la mia fine. Quindi qua procediamo a nuoto. Una distanza ben corta, quindi possiamo procedere a nuoto. Ok, la mia spada sta quasi per finire, ma voglio approfittare fino alla fine. Quindi stiamo ancora andando avanti. Esplorando, se trovassimo, se quel chicken fosse nella nostra strada l'avremmo ucciso sicuramente, ma non vogliamo deviare il percorso perché vogliamo conquistare la nostra meta. Vedere una cosa. Ok, la fame inizia a farsi sentire dopo una camminata di queste, quindi scalette, ragazzi. Quindi mi rinfresco la memoria, quindi all'inizio avevamo detto che dovevamo seguire la direzione indicata dal faro, dove troverai delle scale che ti portano al fuoco, sotto il quale troverai un indizio. Allora, mangiamo prima di salire, scale. Fuoco, ragazzi. Sotto il fuoco troverai un indizio. Beh, molto facile. Quindi indizio mi dice 11.173, ancora nord, questa volta nord-est. Quindi mappa del tesoro mi dice che segui la stella e arriverai al rifugio. L'ultimo indizio ti porta dove tutto inizia. Ok, quindi ragazzi, io direi che anche se abbiamo le coordinate, vorrei verificarle con l'indizio della stella. Io penso che sia questa la stella, ma dobbiamo aspettare che faccia notte, quindi direi che ci accamperemo qua per la giornata e partiremo durante la notte per arrivare fin nel prossimo indizio. Possiamo anche leggerci la mappa nel frattempo. E la mia mappa dice l'ultimo indizio, quindi segui la stella e arriverai al rifugio. Quindi stiamo cercando un rifugio. L'ultimo indizio ti porta dove tutto inizia, quindi nel rifugio sicuramente troveremo la risposta. Quindi siamo molto vicini al tesoro e dobbiamo aspettare solo la notte per avere la verifica che la mia stella è questa qua. Ragazzi, quindi si è fatta notte e
La mia stella è proprio quella, quindi guardate come brilla nella notte. Quindi la mia direzione è questa, confermata dal mio compass. C'è un salto qua nell'acqua che faccio con grande piacere. Anzi, direi di farvi pure vedere. Pronti? Partenza, via. Wow! Perfetto, ragazzi. Ok. Allora, adesso partiamo per il nostro viaggio. Quindi indizio 173 meno 11 o 11, 11. Ok, 11 173. Quindi andiamo velocemente di qua. Ok, io penso che ci sia stato un errore di ortografia e sia meno 11 quella, perché di là vedo il rifugio, ragazzi. Ok, meno 11. E di qua. Ok, saliamo e andiamo a vedere questo rifugio. Allora, mob notturni. Molta fatica da fare qua. Combattiamo da lontano. Non vogliamo essere colti alla sprovvista. Ok, l'ho preso. Penso che sia morto, che lo scheletro non si sa mai. Avevo visto un creeper. Ci giro di qua del palazzo. Ok, lo scheletro non penso che ci darà problemi. Quindi ragazzi, il rifugio molto rurale. Il nostro indizio, ragazzi. Quindi 00, wow, ecco perché. Quindi se noi leggiamo l'ultima frase, l'ultimo indizio ti porta dove tutto inizia, esattamente il punto di coordinata 00. Quindi fatemi vedere se ho della carne da cuocere. Sì, ce l'ho. Posso mangiare il mio pesce nel frattempo, fare una cena frugale. Mettiamo via un po' di cose che non ci servono. Questo forse dopo mi servirà. Le due barchette. Mettiamo di qua. Quindi ci riorganizziamo completamente. Questo è cibo. Perfetto. Quindi intanto che qua c'è la mia carne, ragazzi, direi di andare a nanna e ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi, quindi la mia carne si è cotta, la fornace è ancora accesa, non mi serve nient'altro per da portarmi dietro, quindi andiamo all'avventura. Guardiamoci sempre attorno. Quindi vedo ragazzi una entrata. E la mia direzione è nord, quindi qua siamo vicino alla coordinata 0 e di qua si scende. Direi che questa è la strada giusta. Blocchiamo la strada per eventuali zombie che volessero venirci incontro e scendiamo in questo tunnel misterioso, sperando di non avere nessun problema. Allora, ragazzi, guardate. Del ferro, questo mi può essere utile.
Possiamo riparare. La stessa scalinata, in caso ci servisse più avanti. Stiamo avvicinando 130. Prendiamo anche questo carbone. Non voglio stare troppo tempo a minare, fare mining. Prendiamoci un pochino di questo carbone. Ok, ci può servire più avanti per fare un numero maggiore di torce. Direi di mangiarmi questa mela. Ah, ragazzi, l'indizio ormai non ci serve più perché il punto è molto facile da ricordare. 00. Quindi procediamo lungo questo foro. Ragazzi, vedo finalmente una luce, quindi wow, una stanza sotterranea. Quindi vedo un sacco di ossa qua in giro, dei cartelli. Questo è sicuramente il punto 00. Quindi wow, questa stanza è stata scoperta quindi dal pirata che ha nascosto i suoi tesori, e qua ha scritto naturalmente tutte le coordinate dei tesori. Quindi ragazzi, direi che il nostro Book and Quill adesso ci serve. Quindi la mappa del tesoro direi che la possiamo lasciare qua. Ci costruiamo una bella chest. Ok, e questo lo lasciamo per i posteri. Indizio mappa del tesoro. Perfetto. Quindi, Book and Quill, iniziamo a scrivere. Meno 57. 56 331. Allora, ci sono tre coordinate perché abbiamo anche la Y, perché probabilmente i tesori saranno nascosti sottoterra, quindi dovremmo scavare. 278 60 meno 230. È importante copiare bene perché non vogliamo tornare qua 10 volte. 235 35, 135, 95, 52, meno 3, 95, 52, meno 3, meno 2, 5, 8, 3, 6, 317. Ok, dopo rifaremo un double check, quindi di qua meno 14. 39 392 meno, questo non lo vedo, scusate, meno 265 48 meno 426 e siamo a posto. Quindi facciamo di nuovo un double check, ragazzi. Quindi meno 57 56 331 278 60 230 278 60 meno 230 258 36 317 258 36 317 235 35 135 235 35 135 95 52 meno 3 95 52 meno 3, scusate, meno 14 39 392 e 26548 meno 426. Quindi questo è il nostro prezioso libro, nel quale io direi, no, io direi di tenercelo così, in modo da segnare i tesori man mano che li prendiamo. Quindi ragazzi, io direi che questo è tutto per questa puntata, e dalla prossima puntata inizieremo quindi la vera caccia al tesoro, quindi e scaveremo, disseppelliremo il tesoro e vedremo qual è il bottino che possiamo portarci a casa. Quindi arrivederci alla prossima, ciao. Allora ragazzi, quindi stavo
leggendo le mie coordinate e stavo pensando a come possiamo fare per trovare questi tesori. Io direi che inizieremo dall'ultimo e saliremo sopra. Avremmo potuto metterli in ordine di vicinanza, ma non ho molta voglia di fare matematica, ma ho molta voglia di divertirmi. Quindi, ragazzi, usciamo da qua. E una volta nel rifugio inizieremo la caccia al tesoro, quindi seguiremo le coordinate e faremo quello che dobbiamo fare. Scusate, ho visto altro ferro, non ci fa male, un po' di ferro avremo bisogno, ragazzi, perché la cosa sarà molto complicata, quindi avremo bisogno di tutte le risorse che possiamo trovare. Eccoci qua verso la salita. Vediamo la luce. E soprattutto saremo sicuramente accompagnati da un gran numero di zombie che tenteranno di farci la pelle. Ma noi sopravviveremo, come abbiamo sempre sopravvissuto. Dare un'occhiata, vai. È anche notte, ragazzi. Sarà molto difficile uscire da qua. Ok, direi di correre rapidamente. Maialino. Enderman, mi serve in questa stagione. Questa è stagione di caccia a tesoro. E hai combinato molti guai nella stagione nella quale servivi, quindi io direi blocchiamo questa porta che non vogliamo sorprese e fondiamo il nostro oro, il nostro ferro. Direi anche di usare questo fornace per cuocere il maialino che abbiamo simpaticamente ucciso. Direi che possiamo crearci anche. Ero convinto che ci fosse un workbench, ma l'abbiamo lasciato sotto di là, quindi. Ok, voglio usare queste tre stringhe per creare un arco nuovo. Potrà servirci. Queste tre bistecche sono pronte. Oro, il nostro ferro sta fondendo. Quindi, ragazzi, non so se riusciremo a dormire con tutti questi mostri nei paraggi. Direi di provarci e ci riusciamo. Quindi siamo ben protetti, il nostro pupazzo si sente sicuro. Quindi è giorno e possiamo andare subito all'avventura. Direi che vogliamo una spada di ferro, finalmente. Ok, spada di ferro. Questa la possiamo lasciare qua. Questa ci servirà più avanti per riparare la vecchia spada. Direi che questi li possiamo. Vabbè, teniamoci, non si sa mai. Potessimo averne bisogno. Scusate, questo non dovevo riprenderlo perché voglio farmi un po' di armatura per essere più protetto da questi zombie. Fatemi vedere un attimino. 1, 2, 3, 2, 5. Sì, posso farmi un cappello. No, 4. Ok, niente, come non detto. Quindi, per adesso non mi serve nient'altro, quindi questo ferro me lo tengo di qua. Direi che lasciamo qua queste cose. Non ci servono fino adesso. Quindi la nostra armatura aumenta. Non so
siamo pronti per partire all'avventura. Quindi prima di tutto vogliamo sapere in quale direzione andare, quindi la prima coordinata che vogliamo raggiungere è meno 265, quindi sicuramente di qua. 12, 11, ovest, ragazzi. Quindi andiamo a ovest. È ora di combattere gli zombie, combattere gli scheletri. Fuggire, soprattutto evitare il conflitto, perché non mi interessa. E andare verso ovest. Quindi, nostra destinazione, meno 265. Se dovesse essere tutta acqua, saremmo fortunati. Una 130. Zombie anche in mare. Ci stiamo avvicinando. Ok, 40. 40, 65, perfetto. Adesso quindi vediamo di qua. Meno 426. Quindi dall'altra parte, di qua, verso nord. Meno 426. Quindi se il nostro tesoro dovesse essere sott'acqua, dovremmo tornare nella barca e prendere l'elmetto con la respirazione. E in realtà avremmo dovuto pensarci prima, ma non fa niente. Ogni errore c'è un rimedio. E quindi speriamo di non averne bisogno. Quindi ragazzi, per adesso tutto fila liscio come l'olio, o meglio, come l'acqua, e stiamo arrivando ai 400. Abbiamo già percorso 200 blocchi senza nessun problema. Abbiamo anche una barca di riserva che se mai dovessimo crashare. Il nostro tempo di registrazione sta ancora ok. Quindi stiamo arrivando a meno 350, meno 480. Rinfreschiamoci la memoria. 426, 426. Quindi ragazzi, una spiacevole notizia, ed è che il tesoro si trova sott'acqua. Allora ragazzi, quindi praticamente non ce la facciamo a andare là sott'acqua, troppo. Quindi dobbiamo tornare fino alla nostra nave e dobbiamo semplicemente prendere il nostro elmetto per la respirazione. Quindi direi scusate per l'inconveniente. Quindi dovremmo farci un pochino più di strada. La posizione della mia barca, quindi me la sono segnata, diciamo, nella mente mentre avevamo iniziato la nostra spedizione, ed è meno 400 400. Quindi arriveremo là e prenderemo il nostro elmetto. Quindi fatemi un attimino riposare qua su questa costa. Ok. Quindi un attimino di riposo, ragazzi.
Che fatica, ragazzi, essere un cacciatore di tesori. Allora, ragazzi, quindi che fatica, però ce l'abbiamo fatta, quindi stiamo tornando indietro sulle nostre tracce fino alla posizione della nave. Quindi, wow, è stato proprio un errore non portare il nostro elmetto. Quindi, se per caso usate questa mappa, che naturalmente metterò a disposizione per downloadare sul mio blog, ricordatevi di prendere l'elmetto per la respirazione subacquea, perché il primo tesoro che prenderemo è subacqueo. Quindi dovrebbe esserci qua qualcosa per salire. No, penso di essermi dimenticato di... Ragazzi, mi tirate una scaletta per scendere? Ciurma, ciurma, guardate che non scherzo, eh? Qualcuno pagherà per questo. Ok, va bene, come volete, come volete. Quindi non mi stanno facendo salire, questa è considerata come una ammutinazione, ammutinamento. Non vi preoccupate che ho... Servo per voi una bella sorpresa. Ragazzi, so che sarà difficile qua. Ecco qua. Allora, vediamo chi stava sul ponte. Vediamo un pochino chi stava sul ponte. Ah, dottor Kirk. Mi spiace, per la legge marziale dei pirati, lei è condannato a morte. Buon viaggio con gli zombie. Allora, quindi, facciamo quello che dovevamo fare. Come vedete, la mia ciurma si è ridotta moltissimo. Sono rimaste 2-3 persone. Ma tutto bene perché i viveri stanno scarseggiando, quindi possiamo dire che possiamo dimezzare i vostri viveri, visto che la maggior parte di voi è stata morta per zombie o uccisa da me. Quindi prendiamoci il nostro elmetto prima di dimenticarci. E ragazzi, io direi che approfitterò per farmi una dormita qua. Ok. Non possiamo dormire, ci sono zombie in giro. Tutto bene. Ok, aspetterò qua, guarderò il panorama finché non farà giorno. Oh ragazzi, che sonno! Ho passato tutta la notte così. Questi zombie non mi hanno fatto dormire. Benissimo. Allora, caro ammiraglio Crew, io direi che è ora di tornare al nostro lavoro. Ah, vedo che è sopravvissuto, signor Spock. Benissimo. O Kirk, non mi ricordo qual era il suo nome. Allora, meno 265, meno 426. Cance, scusate. Meno 265, meno 426. Ok, arriviamo prima a meno 426. Quindi molta strada da fare. Vedremo cosa ci aspetta. Il nostro prezioso elmetto per la respirazione subacquea. Adesso ci aiuterà. Quindi come vedete qua gli zombie spuntano fuori dappertutto. Non mi meraviglierei se uno di loro riuscisse a entrare nella nave e mordesse l'equipaggio. Ok. Direi di tenere il mare il più possibile, anche se ci allontaniamo. Ecco, cresciato. Perfetto. Ok, come non detto.
per via terrestre. Allora, tu mi hai detto 1265, io sto andando nella direzione opposta. Tutto bene ragazzi. Dovrei fare un corso di orientamento. Vediamo se almeno di qua stiamo andando correttamente. Sì. Meno 265, perfetto, di qua. Mentre 426 è la nostra destra. Meno 426. O no? Meno 265 di qua. Correre per non perdere tempo, ragazzi. Quindi stavo dicendo che completata questa serie e come le altre serie troverete la mappa sul server, scusate, sul mio blog. E l'unica cosa è che l'unica cosa è che questo l'infestazione zombie e altre caratteristiche del gioco sono attivate con un plugin. Un plugin di Bugkit, quindi metterò tutto a disposizione, anche il plugin e le istruzioni per l'installazione. 265 è vicino, ragazzi. Ah, il maialino. E può essere che probabilmente farò un video per farvi vedere come si installa. Vedremo. Deciderò più avanti, quindi. Comunque. È divertente anche senza tutti questi zombie, chiaramente. Non è più una Dead Treasure Island. Ok, qua siamo arrivati e adesso vogliamo andare da questa parte. Perché è meno 426, quindi direi abbastanza vicino alla nave, eravamo vicini. Sì, più o meno 800 di distanza, non proprio vicini. Essere abbastanza veloci questa volta. Mettiamo la rotta in maniera giusta. Diamo un'occhiata qua, ragazzi. Arrivare almeno alle coordinate prima di chiudere la puntata. È tutto mare, quindi non abbiamo problemi. Ok, quindi praticamente degli scienziati hanno studiato quest'isola e hanno scoperto che gli zombie vengono generati non in maniera costante, ma in maniera variabile, con una velocità che accelera ciclicamente, quindi all'inizio sono pochi, poi aumentano tutti di colpo fino a avere un'ondata molto rapida, dopodiché ritornano ancora lenti.
è solo un dato scientifico di conoscenza che 426 ragazzi, 426 siamo vicini. 26, quindi abbiamo detto l'ultima volta 265, 265, 265. Quindi ragazzi, 265, 426, più o meno siamo qua. Ok ragazzi, quindi per questo è tutto. Alla prossima puntata. Ah, alla prossima puntata ragazzi. Ok ragazzi, quindi dobbiamo fare fuori questi zombie. Dobbiamo fastidio. Vediamo le nostre coordinate. Io direi che è bene mettere. Serve del cibo più solido. Sono proprio strani questi zombie, ragazzi. Quindi ci serve di metterci il nostro elmetto e il subacqueo. E iniziare a avere la possibilità di scavare, quindi. Guardate, ah, che fortuna ragazzi. Il tesoro sta qua, quindi non dobbiamo scavare. Perfetto, guardate, 64 armature. Niente di meglio. Ok, quindi ce l'avremmo fatta anche senza respiratore. Perfetto, voglio togliere l'attrezzatura subacquea, quindi in teoria questa cosa non la vedrete mai in Minecraft, ma si può fare tramite codice, quindi e fa parte del mio plugin. Quindi primo tesoro ce l'abbiamo fatto. Adesso vogliamo vedere il secondo, quindi vogliamo vedere cancellare questo. E andare verso il prossimo, quindi meno 14, 39, 392, quindi totalmente dall'altra parte, quindi iniziamo col meno 14. Dunque, e verso est. Ok, meno 14. Quindi, come vedete, il problema principale è dato dal fatto che non possiamo fermarci più di tanto in un posto perché veniamo subito accerchiati dagli zombie. Quindi, se il tesoro fosse per terra, quindi senza essere in acqua, dovremmo costruirci una barricata contro questi zombie e possiamo scavare. Dopo in libertà. Quindi siamo molto vicini, vediamo l'altra coordinata è 392. Quindi 392 positivo, sì. Perfetto di qua. Quindi direzione sud, un bel po' di strada da fare. 392. Quindi come vedete la pioggia non ci aiuta nel nostro lungo viaggio acquatico. Quindi caricheremo i nostri tesori finché riusciamo. Quindi 7, 1, 2, sì, penso che dovremmo riuscire a caricarli tutti. 392 ragazzi. È una lunga strada. Fortunatamente ci muoviamo rapidamente nell'acqua grazie alla nostra barca che in Minecraft è molto veloce. Quindi probabilmente toccheremo terra. Qua un'isola. Vediamo se possiamo continuare. E fino a dove possiamo continuare. Siamo arrivati a 100.
Apollo si avventura verso il largo. 190, siamo arrivati abbastanza bene, quindi 392, mancano ancora un centinaio di blocchi. Ok, quindi qua tocchiamo terra perché di non crashare. Perfetto ragazzi, quindi arriviamo affamati perché non riusciamo a vedere cosa succede nella nostra fame, e direi di appostarci un attimino e mangiare e cuocere altre bistecche. Propongo anche di creare una barricata anti-zombie perché sicuramente arriveranno, ma non ci sorprenderanno. Quindi, saluto, buon appetito, tutto a posto. Mettiamo a cuocere le bistecche. Diamo un'occhiata ai nostri strumenti, quindi la spada è ancora resistente, l'arco è ancora resistente. Abbiamo 30 mele, quindi non dobbiamo preoccuparci. Comunque potremmo pescare solo per divertimento, vedere se troviamo qualcosa. Una mucca ci aiuta. Eccola il pesce, l'abbiamo visto, perfetto. Quindi ce lo cuociamo, quest'ultimo blocco di legno. Per fortuna la nostra carne marcia non ci serve, quindi direi che possiamo festeggiare, ma non abbiamo fame. Ok, ci penseremo dopo. Quindi ragazzi, è notte, io direi di passare qua la notte e ci vedremo domani mattina. Allora amici, buongiorno a tutti. Prendiamo il nostro forno e ce ne andiamo di nuovo a caccia del tesoro. Ci rinfreschiamo la memoria, meno 14, 392. Quindi meno 14 più o meno ci siamo. 392, siamo vicini ragazzi. Pochi blocchi ci separano dalla posizione del tesoro. Naturalmente non sarà facile arrivare senza opposizione. Quindi 392. Meno 14. Eccolo qua ragazzi. Mettiamo la torcia nel punto. E adesso, come vi dicevo, dobbiamo creare una barricata tutta attorno al tesoro per poter scavare in santa pace. Direi che possiamo attirarli lontano da qua. Attiriamoli di qua.
mia città riesce a battere un albero in un sol colpo, perché non voglio alberi qua vicino, perché i miei zombie nascono anche pure in cima agli alberi. Che vogliamo pure farci un po' di scorte di cibo. Assaggiamo il nostro pesce. Perfetto. E continuiamo la nostra costruzione. Bisogna di terra. Siamo nel pieno dell'ondata, quindi ragazzi non sarà facile, ma noi ce la faremo. Mi serve di più, mi serve più terra, ragazzi. Perché voglio rimanere in piena sicurezza, ma voglio dover tornare sopra più volte, quindi mi servono almeno una trentina di elementi di terra, quindi ne ho messi già giù qualcuno. No problem. Non ce la farà mai, caro zombie. Allora, mi insegno una cosa. I zombie non sanno saltare. Una volta che create un piccolo spazio, okay, direi che possiamo fare anche così. Non ci serve una cosa molto artistica e possiamo approfittare di un po' di legna che abbiamo preso da quegli alberi per chiudere il tutto. Quindi ahia, abbiamo uno zombie qua dentro e non riusciamo. Direi che non riusciamo. Ok, devo attirarli lontano e approfitto per uccidere queste mucche. Ci vediamo. Perfetto ragazzi, quindi siamo nel punto che ci serve. Quindi ragazzi, penso che scaveremo giù adesso, troveremo il tesoro e chiuderemo questa puntata. Quindi siamo pronti per l'avventura. Questa torcia non ci serve più. L'attacchiamo qua. Questa è la mia discesa. La mia coordinata Y è 39, quindi devo scendere di una trentina di blocchi. Mi conviene sempre usare la tecnica della scala perché non voglio cadere in un fiume di lava, in una voragine, eccetera, eccetera. Come vedete, il numero di zombie attorno a noi è molto grande. Dovremmo stare attenti quando usciamo di nuovo. Ferro, interessante. Possiamo completare la nostra armatura più avanti. Giù di nuovo. Siamo a 50.
si è arrivati, ragazzi. Diamo una torcia, oh. Questo buio non ci piace molto. 49. Mancano una ventina di blocchi. Ragazzi, era 39, quindi 42, siamo molto vicini. 41, 40, 39, quindi dovremmo essere qua. Quindi rileggiamo un attimo. Meno 14, 392, 30, no, meno 14, 392, meno 14, 391, 392. 14. Eccolo qua, ragazzi, il nostro tesoro Netherrack. Boh. No, non ci piace molto. Ok, ragazzi, non abbiamo trovato niente di interessante. Netherrack, che ci facciamo? Non lo so. Ok, va bene, questo tesoro non era granché. Comunque, per questa puntata è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao. Allora, ragazzi, quindi benvenuti di nuovo. Siamo qua. L'ultima volta abbiamo trovato il secondo tesoro, mi sembra. Quindi sto vedendo qua nei miei elementi che siamo un po' carichi di roba. Quindi diamo un'allargatina qua e vogliamo vedere cosa possiamo fare per smaltire un po' di roba in eccesso. Allora, per prima cosa vogliamo cucinare questa carne che abbiamo preso. 2, 3. Seconda cosa, quindi cose che non servono: questo, questo, terra. Terza cosa, vogliamo costruire la seconda fornace. Ops. E 1, 2, 3 e 4. Quindi abbiamo un pochino di più di iron ore. Che altro vogliamo fare? Quindi molto cobblestone, ce ne serve solo uno stack. Molto gravel, che non ci serve per niente. Direi che l'era dell'Aether è finita. E quindi, ok, siamo a posto. Fuori è giorno. Direi che posso anche riparare la mia spada adesso, che torna quasi nuova. E costruirmi finalmente un leggings di ferro. Ok, quindi siamo a posto. Il mio piccone sta per finire, ma non ho come sostituirlo, quindi per adesso ne creiamo uno di cobblestone. Quindi, ragazzi, siamo pronti per risalire in superficie. Allora, quindi l'ultimo tesoro non è andato bene, non era un granché. Ok, 258, meno 258, 36, 317. È sempre lontano, quindi direi che ci serve qualcosina per risalire qua. I zombie naturalmente ci aspettano là fuori. E non si sono dimenticati di noi. Dovremmo trovare
una soluzione anche a questo problema. Ok ragazzi, spero che i prossimi tesori siano interessanti perché non voglio che torniamo delusi da questo da questa avventura, quindi spero che ce la riusciamo a cavare. Allora, via libera. Pensavo che qui fosse accerchiata dagli zombie, ma siamo a posto. Quindi rileggiamo di nuovo. Meno 258 di qua, direzione ovest. Un bel po' di strada, direi che è meglio seguire la strada del mare, molto più rapida. Ho bisogno di una nave, sperando che non cresci. L'altra coordinata 317, quindi dall'altra parte. Meno 258. Quasi preso. Ok, quindi siamo arrivati. Adesso la direzione è di qua, quindi vedo che no, vedo male. Ok, non c'è. Non siamo al bordo dell'isola, quindi dobbiamo addentrarci all'interno. Scusate, solo un rinfresco di memoria, 317. 300 è di qua allora. 317. Ok, un altro tesoro subacqueo. Un altro tesoro subacqueo. Molto vicino. 20, siamo vicini. Ok, 318 meno 258, giusto? Ok, meno 258 di qua. Meno 258. Ah, guardate, stava proprio sotto la nostra barca. Molto vicino alla nostra barca. No. È il contrario, di qua, scusate. Sarà un tesoro subacqueo? Sì, più o meno. Ok, possiamo entrare da qua. Direi allora 258. Vogliamo mettere la nostra torcia. 251. Ragazzi, questi non mi fanno fiatare. Un insieme di zombie qua che mi stanno venendo alle calcagna. E come facciamo, ragazzi? Dobbiamo depistarli, forza. Allora, venite, cari zombie. E nel frattempo che venite, vediamo se riesco a beccarvi con le frecce. Ok.
fuori uno. Ok, quindi dobbiamo essere molto rapidi a costruire una barriera contro questi zombie che adesso ci metteranno un bel po' per tornare indietro. Ok ragazzi, quindi direi che possiamo scendere pure di qua senza preoccuparci di mettere in maniera precisa la nostra torcia. Ok, quindi qua siamo al sicuro. Devi dare un'occhiata. Ok, siamo nel tempo di registrazione, quindi meno 258, 317, quindi dovrò andare semplicemente in quella direzione e voglio vedere la Y36, quindi dobbiamo scendere ancora un po', quindi direi di scendere a 36 per poi andare in direzione del tesoro. Ok, qua possiamo fare la nostra scaletta. Ragazzi, mi terrei il piccone di ferro perché alcuni materiali non riusciamo a scavarli col piccone di cobblestone, quindi abbiamo bisogno di tenerci aggiornati. Purtroppo questo gravel è molto noioso e ci rallenta molto nella discesa. Quindi sentite il rumore della lava, dobbiamo stare attenti a non caderci dentro. Siamo a 47, dobbiamo arrivare a 36. Speriamo di non cadere nella lava. Nel frattempo gli zombie ci continuano ad accerchiare. Ok, molto vicini, pochi blocchi all'arrivo. E 36, no, 37, 36 adesso. Ok, tutto questo lavoro da fame. Preferisco la carne, grazie. Quindi direzione 149, 258. Direi di qua. Perfetto. Una cave, ragazzi. Questo non mi piace. Stare al sicuro. Vogliamo solo arrivare al nostro tesoro. Mancano 4 blocchi. Ok, coordinata 317, quindi 2 blocchi. 114 di qua. Ed ecco il nostro tesoro, ragazzi. Allora, ragazzi, siamo pronti per aprire il tesoro. Ender Chest. Ok, questo tesoro è sicuramente migliore. Quindi vi ricordo che la proprietà dell'Ender Chest è semplicemente quella di posizionarlo in un punto. Me ne serve solo uno per adesso. In questo Ender Chest posso mettere tutti i miei oggetti di valore, quindi nel mio caso metterò i tesori.
Quindi metterò i miei tesori e qua mettiamo un po' di cose che non ci servono, quindi questo, 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 questo non ci serve più, ragazzi. Questo ci serve sicuramente. Il legno, direi che ne abbiamo fin troppo. Il nostro arco è ancora tutto intatto. Quindi il piccone di ferro ci serve. Questo legno aggiungiamo di qua. Ok, quindi questo Ender Chest ce lo portiamo dietro e ci servirà per aprire. Vi faccio vedere se lo posiziono qua. E lo apro, trovo dentro quello che ho lasciato. Solo che una volta che l'ho messo, non posso più riprendermelo indietro. Questo era per sempre là. Ok, quindi è bene sempre averne uno dietro. Visto che abbiamo 26 posti dove metterlo, l'ultimo naturalmente sarà posizionato nell'angolo. Quindi ragazzi, per adesso è tutto. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata.